Noi siamo oggi qua a Borgata Costiera, frazione di Mazara del Vallo, e abbiamo portato una gara di campionato italiano di autostoriche e regolarità. Questa è la seconda gara di campionato a livello nazionale, come dico, e abbiamo praticamente i migliori piloti nazionali in questa gara. Noi abbiamo scelto Borgata Costiera già da 2 anni, anzi 3 anni, grazie all'appoggio di Ciccio Foggia, e fin quando Ciccio Foggia sarà a Borgata Costiera e ce lo consentirà, e ovviamente i residenti, ci fa piacere che noi arriviamo qua, noi saremo sempre presenti fin quando avremo la gara di campionato italiano a Borgata Costiera. Per noi è una tappa fondamentale perché abbiamo un'accoglienza unica, direi, rispetto ad altri posti. Poi la zona ci permette, perché noi facciamo delle gare che sono di precisione, ci permette, essendo poca trafficata, ci permette di fare il nostro sport con serenità. Non siamo disturbati e non disturbiamo. Ci aspettiamo magari qualche volta di avere un po' di pubblico in più all'arrivo, magari. Grazie a Ciccio. Buongiorno a tutti, naturalmente io ringrazio Franco Commare e tutta l'organizzazione del trofeo Cave di Cosa. Ormai questo trofeo è una realtà per la nostra città, soprattutto per il nostro territorio, per la nostra provincia, dove comunque annovera diversi piloti a livello nazionale. Noi attraverso lo sport promuoviamo anche Borgata Costiera. Borgata Costiera in questi 10 anni ha scritto importanti pagine di storia, non solo nel mondo dello sport, anche dello spettacolo e quant'altro. Dico semplicemente che per noi questo deve essere anche questo un punto di partenza. Stiamo lavorando, ringrazio i borgheggiani, Bice Lodato, Sebastiano Parrenello, Binaggia, Calamusa, eccetera eccetera, che oggi hanno permesso attraverso l'organizzazione di regalare anche questa degustazione di pane consato. Ringrazio il panificio Elena, ringrazio il panificio La Borgata, ringrazio l'amico Messina Francesco il fruttivendolo, che hanno messo a disposizione questi prodotti e stanno facendo degustare i nostri prodotti a questi piloti, che spesso e volentieri parleranno sicuramente bene della nostra Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio anche attraverso l'enogastronomia, ma in questo caso attraverso lo sport sano. Questo dico semplicemente, che il prossimo anno ci organizzeremo anche per cercare di portare molto più pubblico, perché è un evento che non va sottovalutato va valorizzato, soprattutto anche perché aggrega molte persone, molte famiglie, e questo è lo scopo e questo è l'obiettivo. Viva Borgata Costiera, e ringrazio tutte le persone che mi hanno collaborato. Volevo dire un'altra cosa, in questa manifestazione ci sono parecchi equipaggi che vengono dal nord Italia, però non so, a Campobello di Mazara è la culla della regolarità e abbiamo diversi campioni, e vi vorrei fare dire 2 parole da Mario Passanante, che è il campione italiano in carica della regolarità classica, e vi spiega anche un po' come la regolarità, cosa trova quando veniamo a Borgata Costiera, e rispetto alle, come lui fa tante gare a livello nazionale, magari vede l'accoglienza che c'è a Borgata Costiera, non la trova magari, che so, a Rovereto, a Torino, a Pistoia. Ecco Mario Passanante, campione italiano 2018. Salve a tutti intanto. Devo dire che l'ospitalità nostra, io sono siciliano anch'io, non sono di Campobello di Mazara, la nostra ospitalità nessuno riesce a imitarla, ecco. E quando arriviamo qui, intanto io non è la prima volta che vengo a Borgata Costiera, troviamo sempre la gente che ci accoglie a braccia aperte davvero. Poi troviamo, come diciamo, i nostri prodotti tipici, ecco. E quindi qualcuno che è venuto da fuori, ce ne sono 5 o 6, stanno apprezzando e apprezzeranno sicuramente il nostro territorio e anche il nostro mangiare, come si suol dire, no? Per quanto riguarda la regolarità, io sono un grande appassionato da sempre, da quando ero bambino. L'anno scorso sono riuscito a vincere il campionato italiano, questa gara rispecchia perfettamente la regolarità a livello anche internazionale, quindi è una gara perfettamente riuscita, perfettamente messa su strada, quindi ci stiamo divertendo. Abbiamo già un terzo di gara alle spalle e devo dire che tutto è ok, tutto va bene. Complimenti agli organizzatori ovviamente, e complimenti a tutti voi per la vostra accoglienza. Grazie mille. Ecco, un'altra cosa che volevo dire è, in questa gara, ed è un altro che fa tante gare a livello nazionale, l'unico mazzarese nelle gare di regolarità, che è Salvatore Casomano, che è un campione che si cimenta con i campobellesi, che riesce spesso e volentieri anche a superarli i campobellesi. Salvatore Casomano. Sono contento di fare questa gara Mazara,
diciamo che ovviamente correre nelle proprie strade è sempre una bella soddisfazione. L'obiettivo che ho quest'anno è di arrivare alla fine, perché nelle prime due edizioni purtroppo per noie meccaniche mi sono dovuto ritirare, quindi questa volta cerchiamo di arrivare sempre vicino casa, tra l'altro, quindi speriamo di arrivare e possibilmente di fare una bella gara. Giovanni, grazie. Un altro campione italiano che anche lui in carica, però dei grandi eventi, perché c'è la regolarità classica e i grandi eventi, che è Giovanni Mocieri, anche lui Campobello di Mazara, cresciuto a Campobello ma adesso abita da un po' di anni a Palermo, perché è sposato a Palermo e lavora a Palermo. Sì, è un appuntamento immancabile per me ogni anno, quando da ormai decennale, quando Franco ha ideato questa manifestazione non ho mai saltato un'edizione, no. Forse sono l'unico o uno dei pochissimi a essere sempre presente, perché noi due ci siamo stati sempre. Esatto, almeno noi due ci siamo stati sempre, perché il valore tecnico della manifestazione ormai negli anni, a parte la validità del campionato, però è sempre un motivo di grande confronto con tutti gli altri, perché Franco sa rendere le manifestazioni molto tecniche, avvincente e incerte fino all'ultimo. Quindi il piacere poi dell'ospitalità che del nostro territorio sa offrire, qua ringraziamo anche l'ospitalità di Mazara e Borgata Costiera. Sì, il consigliere lo so, lo conosco a distanza dai canali social, e quindi è sempre un grande piacere essere qui a condividere questa passione degli amici, perché portiamo delle macchine belle, ci confrontiamo noi dal punto di vista tecnico con i cronometri, quindi diamo la possibilità agli altri di conoscere questo territorio. Sono sicuro che negli anni questa manifestazione crescerà ancora di più. C'è da un po', noi paghiamo un po' lo scotto della distanza rispetto, perché molti appassionati sono del nord, e quindi la difficoltà di raggiungere la Sicilia, come per noi ogni volta andare al nord e fare manifestazioni, ma penso che prima o poi tutto questo verrà, si supererà. Ok, grazie Giovanni. Ciccio, a te. Io ringrazio di nuovo Ciccio Forgia, tutti i borgatari o borgheggiani, grazie ancora. Sono io che ringrazio voi per aver dimostrato anche oggi attraverso i fatti di aver portato un'importante iniziativa sportiva. Naturalmente fin quando ci saremo noi non saranno solo iniziative sporadiche e non saranno iniziative dell'ultimo minuto, ma sarò di propaganda elettorale, sono iniziative che già abbiamo instaurato e abbiamo inserito nel nostro calendario nel tempo, e continueremo a farle.